Un colpo di rivoltella, 2, 3, 20, 30, sassi, randelli volanti, randellate precise. A noi arditi. Il cordone dei carabinieri si divide, scompare. Noi, tutti in piedi. Poi di slancio, a passo di corsa, contro i nemici, si sbandano. Molti, presi dal terrore, si appiattiscono per terra. Le revolverate, che ormai hanno un crepitare continuo di fucileria, fanno echeggiare via Dante. Ci fermiamo davanti al teatro Eden, vittorioso. La battaglia è durata un'ora. È con queste parole, nelle memorie di Filippo Tommaso Marinetti, che si descrive il preludio dell'assalto all'Avanti del 15 aprile 1919. Il leader dei futuristi, già poeta di fama internazionale, guida il mezzo migliaio di arditi ufficiali che avviano gli scontri con il corteo anarchico. Una vera e propria battaglia urbana. 2000 granate di guerra a strafare con schianti, schianti, capigliature nerissime spigolate di fosforo. Pum, dum, che si concluderà con la devastazione della sede milanese del giornale socialista. Quando il sole tramonta sul selciato di via San Damiano, giacciono morti un militare schierato a presidio della sede e 3 socialisti. Al canto di «L'Avanti non è più», gli aggressori marciano poi fino alla redazione del Popolo d'Italia in via Paolo Canobbio 35. Vogliono celebrare la vittoria, omaggiando il suo direttore, Benito Mussolini. Gli consegnano un trofeo, l'insegna del giornale da cui era stato cacciato nel 1914 a causa della sua conversione all'interventismo. Nei giorni successivi, il capo dei fasci italiani di combattimento dichiarerà orgoglioso: «Noi dei fasci non abbiamo preparato l'attacco al giornale socialista, ma accettiamo tutta la responsabilità morale dell'episodio». La macchia nera. Come il fascismo è arrivato al potere. Un podcast della Fondazione Museo Storico del Trentino, con lo spunto finale di Francesco Filippi. Primo episodio. L'Avanti brucia. Nella prima clamorosa apparizione dello squadrismo non ci sono i fascisti, da poco organizzati in movimento. A disperdere a forza gli anarchici, riuniti in protesta contro la violenza poliziesca, ci sono invece i seguaci di Marinetti, fianco a fianco coi reduci. Gli arditi, soldati d'assalto addestrati al combattimento corpo a corpo, celebri per la loro temerarietà, e gli ufficiali di complemento, per lo più studenti del Politecnico. Attaccano la manifestazione a colpi di pistola, scatenano il panico inseguendo i dimostranti. Inebriati dalla violenza, decidono a quel punto di incamminarsi verso la sede del giornale socialista. È un luogo simbolo. L'Avanti ha incarnato la contrarietà alla guerra borghese e nazionalista, un conflitto che ha visto massacrarsi nelle trincee d'Europa i lavoratori di tutto il mondo. All'arrivo degli assedianti, i redattori e tipografi del giornale si sono barricati nel palazzo, presidiato da un cordone di militari. D'un tratto, un colpo di fucile viene sparato da una finestra della sede. È diretto contro gli aggressori, ma finisce per colpire l'elmetto di un soldato. Lo uccide sul colpo. La forza pubblica a quel punto lascia campo libero agli assedianti. Le pagine del Popolo d'Italia racconteranno così la presa dell'edificio. Altri dimostranti riescono ad abbattere il portone di ferro e a invadere anch'essi tutte le stanze della redazione, della direzione, dell'amministrazione, della libreria, della tipografia, accingendosi alla completa distruzione di quanto vi trovano e gettano ogni cosa nel naviglio. Quando la devastazione è finita, qualcuno dei dimostranti appicca il fuoco perché le fiamme compiano l'opera. Tutto ciò si è svolto con un'eccezionale rapidità e quando la polizia ha ricevuto i rinforzi si slancia il contrattacco, dell'ex redazione non resta più che il ricordo.
L'episodio dell'assalto all'Avanti ha per protagonista quello che potremmo definire il brodo di coltura del fascismo. Futuristi, arditi, ufficiali di complemento sono uniti dal cameratismo, dal disprezzo elitario delle masse, dall'abitudine alla violenza, da ciò che lo storico Georg Mosse definisce il mito dell'esperienza della guerra. Reduci di un conflitto mai visto nella storia, in tanti sono presenti alla fondazione del movimento fascista il 23 marzo 1919 in piazza San Sepolcro a Milano. Rivendicano un radicale rinnovamento della vita politica nazionale, da sempre nelle mani dei liberali, e il programma dei fasci italiani di combattimento ne contiene confusamente le diverse istanze. In un paese in ebollizione, i fascisti si propongono come un'avanguardia. In Nascita e avvento del fascismo, Angelo Tasca, uno dei fondatori del Partito Comunista d'Italia, descrive così il contesto di quegli anni. Il modo di conduzione del conflitto, lo spreco di vite umane negli attacchi frontali mal preparati, il disprezzo del morale dei combattenti e delle loro famiglie, aveva lasciato una terribile eredità di recriminazioni e di amarezza. L'avidità dei profittatori di guerra aveva esasperato i risentimenti. Dal punto di vista economico, l'Italia aveva dovuto sopportare uno sforzo proporzionalmente più grande rispetto a quello degli altri paesi, perché, priva di materie prime, aveva dovuto importare pressoché tutto: carbone, ferro, petrolio, grassi, eccetera. E alle difficoltà oggettive del passaggio dallo stato di guerra a quello di pace si aggiungeva, per chi aveva sostenuto l'intervento, la delusione per i risultati della vittoria. Questa delusione, abilmente sostenuta dai nazionalisti di tutte le tendenze, alimentava una psicosi da paese vinto, che aumentava il disordine nelle menti e paralizzava preventivamente ogni sforzo di ricostruzione. È un'atmosfera radicalizzata, al limite della guerra civile, quella che si vive nel primo dopoguerra italiano. Lo scontro politico diventa una palestra anche per chi il conflitto non l'ha vissuto sul fronte. L'incontro fra i reduci e i giovani nati all'inizio del Novecento dà linfa al movimento, alimenta un'identità che si va formando sul culto della morte, sulla volontà d'affermazione, sull'urgenza di rinnovare la guida del paese. Nelle squadre d'azione, la presenza di studenti troppo giovani per aver combattuto viene stimata attorno al 40%, quasi il 50% in contesti come quello toscano. Ricorda nel suo diario lo squadrista fiorentino Mario Piazzesi. Bisognava pur scaricare una buona volta tutto quello che di compresso si era accumulato in noi, troppo giovani in quegli anni. Tutte quelle ortigare, gli adamelli, i carsi, tutti Vittorio Veneto, tutto lo spirito della vittoria che bollivano nelle nostre vene. Non è un caso che gli esiti disastrosi delle trattative di pace incendino ulteriormente gli animi, soffiando sul fuoco del nazionalismo. Le forze armate vengono attraversate da tendenze eversive, affascinate dalla retorica d'annunziana. Il VAT nazionale promette rinnovamento e potenza, parla di una vittoria mutilata. Ogni prospettiva democratica viene oscurata. Non c'è più spazio né per pensare confini rispettosi delle lingue e delle culture, né per un'Europa dei popoli affratellati. Il nazionalismo è l'unica ideologia tollerata e nel suo nome si combattono due guerre: la lotta contro lo straniero e la lotta contro il nemico interno, su tutti il movimento dei lavoratori. Per questo, dopo l'assalto all'Avanti, il ministro della guerra, tenente generale Enrico Caviglia, convoca all'Hotel Continental di Milano Marinetti e il capo degli arditi Ferruccio Vecchi. Vuole complimentarsi per aver dato una lezione ai socialisti ed esprime l'appoggio dell'esercito. Nell'inchiesta sul comportamento tenuto in quell'occasione dalle forze dell'ordine, l'ispettore di pubblica sicurezza Giovanni Gasti scrive: contro gli ufficiali dimostranti, i cordoni di carabinieri e soldati, per il rispetto e la subordinazione, in quel caso non dovuta, ma pur non di meno sentita, verso i superiori, non opposero una resistenza ad oltranza, né fecero uso della forza muscolare con la quale avrebbero avuto ragione di una folla costituita da elementi borghesi,
e si limitarono ad una opposizione dinamica conclusivamente, se non inizialmente, passiva. L'episodio dell'assalto all'Avanti del 15 aprile 1919 entra nella mitologia fascista. Sarà solo il primo di una lunga serie di attacchi squadristici alle sedi di giornali. La redazione milanese del Giornale Socialista verrà devastata altre due volte. In generale, tutte le pubblicazioni antifasciste saranno oggetto di boicottaggi, incendi, distruzioni delle tipografie. Nell'aprile 1920, la rivista milanese L'Ardito celebrerà il primo anniversario titolando a caratteri cubitali. Dal balcone dell'Avanti sventola il vessillo nero. In copertina una lugubre illustrazione. Uno squadrista col fez spinge con una ramazza un mucchio di sovversivi nel tombino delle fogne. Il movimento dei fasci, intanto, ha già mutato pelle, passando al fronte conservatore. Le istanze sociali sono state accantonate. Da est, dove lo squadrismo prosegue la lotta nazionalista contro gli slavi, il centro dello scontro si sposta in Emilia. È qui che il protagonismo del movimento socialista deve essere contrastato, facendo leva sulle paure dei ceti borghesi. L'alleanza elettorale con i liberali nei blocchi nazionali vedrà i fascisti e le loro squadre riconosciuti e legittimati. La guerra contro i sovversivi ha definitivamente preso piede. Momento di crisi profonda. Un evento distruttivo ha segnato lo scorrere del tempo. Nulla sarà più come prima. I problemi sembrano insormontabili. La situazione è senza speranza. Poi, d'un tratto, la disperazione lascia il posto a un'idea. La tentazione di forzare la mano, violando le regole per mettere al sicuro il proprio stile di vita, è fortissima. Basta prendere contatto con un poco di buono, un emarginato, e far fare a lui tutto il lavoro sporco, rimanendo a casa a godersi i frutti del proprio lavoro. Sembra, in sintesi, la storia dell'Italia degli anni venti, con il gruppo dirigente liberale e le strutture di potere politico-economiche impegnate a sopravvivere, tentando di manovrare le squadracce fasciste a proprio vantaggio, mentre tutto attorno il mondo sembra avviato a catastrofe. Invece la trama iniziale è di Breaking Bad, fortunatissima serie prodotta tra il 2008 e il 2013, che racconta le vicende di Walter White, un normale, quasi banale, professore di chimica, che viene travolto da una terribile notizia che mette in pericolo tutto il suo mondo di certezze. L'evoluzione del suo personaggio racconta di una discesa irresistibile in un gorgo di bugie, crimini, delitti, in cui solo a tratti il protagonista riesce a tenere sotto controllo la situazione, ritrovandosi alla fine enormemente cambiato, dominato ormai da una realtà che credeva di poter dominare. Una trama di fiction, insomma. E se nel sentirla avevate pensato alla svolta funesta dell'Italia liberale di 100 anni fa, siete in malafede. Forse. Nota di colore. Walter White, tra le altre cose, cambia look, mettendosi un paio di occhiali scuri e uno strano cappello. Nero, ovviamente. La macchia nera è stato ideato e scritto da Davide Leveghi e Tommaso Baldo, con la partecipazione di Francesco Filippi e Sara Zanatta. Le registrazioni, l'editing e il sound design sono di Denis Pezzato. Le musiche originali sono di Angelo Naso. La vocal coach è Maura Pettorruso. Il producer è Matteo Gentilini.